Buongiorno a tutti e benvenuti a Linux di 2014. Questo primo intervento è intitolato Linux, tutti lo incontro, pochi lo sanno, e parla un po' in generale del fatto che Linux sia presente più o meno in tutti i dispositivi o la maggior parte di quelli di dispositivi che utilizziamo, anche se magari non ce ne rendiamo conto. E questa è la parte che farà più il mio collega Marco. Tra pochi minuti. Invece io vi faccio una breve introduzione di questa giornata per spiegarvi come è organizzato il Linux Day e come l'abbiamo organizzato, eccetera. Innanzitutto, allora, questa è la 14ª edizione del Linux Day, intesa come giornata nazionale che viene fatta in tutta Italia. E ogni anno ci sono molte associazioni simili alla nostra che organizzano questa giornata in varie città italiane. Tutte lo fanno lo stesso giorno, appunto per dare un carattere più importante a questa manifestazione. Noi l'abbiamo organizzata per il terzo anno consecutivo qui nella biblioteca di Bassano del Grappa, grazie alla collaborazione che abbiamo sempre ricevuto da parte del Comune e soprattutto dell'assessorato alla promozione del territorio e della cultura. In quest'anno abbiamo anche ricevuto il patrocinio dell'assessorato alla semplificazione e innovazione, quindi ogni anno vediamo sempre che proponendo queste iniziative abbiamo un riscontro anche da parte dell'amministrazione che ci fa piacere perché ci aiuta molto a portare avanti questa iniziativa. La nostra associazione si chiama Grappalug, è un'associazione senza scopo di lucro di Bassano del Grappa. Quello che ci teniamo sempre a dire della nostra associazione, intanto, è che è un gruppo aperto a tutti, e quindi noi non facciamo tanta distinzione tra chi è socio e chi non è socio, perché alla fine non ci interessa più tanto. Quello che ci interessa è organizzare le attività e vedere le persone che partecipano, quindi come praticamente tutte le attività che facciamo sono aperte sia ai soci che ai non soci, e anche la partecipazione alle riunioni è libera, quindi potete venire quando volete. Quello che facciamo di solito durante le riunioni, oltre a incontrarci, chiacchierare, eccetera, è anche dare assistenza con Linux magari a chi ha qualche problema, non so, installare uno scanner o qualcosa del genere, può venire tranquillamente, e noi cerchiamo sempre di aiutare tutti gli utilizzatori di Linux, oltre ovviamente a fare altre attività come corsi, serate, eccetera. E questo lo facciamo durante delle riunioni settimanali, quindi noi ogni settimana, attualmente lo facciamo di mercoledì sera, ci troviamo al centro giovanile a Bassano e portiamo avanti le nostre attività. Per quanto riguarda questa giornata, abbiamo diversi interventi, come magari potete aver visto sul volantino appeso fuori, e adesso ve li vado a elencare. E questi interventi sono divisi in tre aree tematiche, che sono, diciamo, indicative per orientare più il pubblico della conferenza. I primi interventi, che sono quelli della mattina, saranno più orientati alla pubblica amministrazione, anche se ovviamente sono comunque argomenti generali, quindi vedete dopo, però diciamo un po' il taglio che abbiamo voluto dare è quello delle tematiche che riguardano più la pubblica amministrazione, e dopo vi vado a elencare gli interventi uno per uno. La seconda parte è dedicata un po' più al mondo aziendale, e la terza parte abbiamo chiamato privacy e protezione, perché sono argomenti, diciamo, un po' più relativi ai propri dati personali e alla propria sicurezza. Allora, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, faccio una carrellata veloce degli interventi. Il primo intervento è... vediamo se, eccolo, Monaco, Ginevra, Torino. Linux conviene alle città che lo usano, e non solo. Sarà una carrellata di tutti i casi di pubbliche amministrazioni, città e varie sì, diciamo, amministrazioni che hanno migrato a Linux e ne hanno ricavato, oltre che ovvio vantaggio economico, hanno risparmiato milioni di euro, anche diciamo vantaggi poi di gestione, di manutenzione, eccetera. Dopodiché ci sarà un altro intervento in collaborazione con l'associazione Joomla Veneto, che si intitola Tutti possono realizzare un sito internet da sé in modo gratuito, anche le pubbliche amministrazioni. Questo sarà appunto dedicato alla realizzazione dei propri siti web, quindi ovviamente è aperto a tutti, poi loro daranno magari un taglio più sulle amministrazioni, ma è una cosa che può interessare a chiunque.
L'ultimo invece, per quanto riguarda questa parte, si chiama Open Data, Open Content e Wikipedia. E questo è fatto in collaborazione con l'associazione Wikimedia Italia, che quindi consta di utenti Wikipedia, amministratori Wikipedia. Noi avremo oggi uno degli amministratori italiani di Wikipedia che ci spiegherà come funziona questa enciclopedia collaborativa e come si integra questa cosa con gli open data e altre cose, sempre relative alla conoscenza condivisa e anche relativa appunto alla pubblica amministrazione. Dopodiché passiamo al pomeriggio e qui abbiamo l'area aziendale, il primo talk, previsioni di oggi, cloud all'orizzonte, concetti e strumenti, sarà un intervento dedicato alla virtualizzazione e al cloud, quindi gli strumenti che adesso vengono più utilizzati in rete, per, anche da un punto di vista aziendale, perché comunque le aziende usano il cloud per avere maggiore flessibilità e per risparmiare tempo e denaro. Dopodiché avremo co-working, collaborare facile sai come farlo, che è dedicato sia al co-working inteso come metodo di lavorare e anche gli strumenti open source che si usano per arrivare a fare co-working. Questo chiude la parte aziendale e dopo arriviamo alla terza parte che è privacy e protezione. Il primo talk si chiama Bambini sicuri online e è dedicato appunto alla navigazione protetta e sicura, diciamo, dei più piccoli. Dopodiché, l'ultimo, non prestate con la chiavetta, che è un intervento dedicato alla sicurezza dei propri dati, perché molte persone non si rendono conto, magari quando vendono un portatile o una chiavetta, qualsiasi dispositivo, pensano di aver cancellato i dati, in realtà quello che compra questo dispositivo si può recuperare tutte le informazioni loro e farsi i propri interessi, insomma, qualsiasi cosa, da rivenderle a fare stalking e altre cose, e quindi è un talk, diciamo, un po' messo in chiave horror, tra virgolette, per spaventare le persone, nel senso di stare attenti a cosa fanno con i propri dati personali, perché i rischi ci sono, molto spesso uno magari non se ne rende conto, però ci sono. Questo chiude la parte di privacy e protezione, chiude anche la giornata. Altre due cose velocemente, come concetti di base, prima di lasciare la parola a Marco. GNU Linux cos'è? Beh, innanzitutto un sistema operativo. Sistema operativo, come probabilmente sapete, è software di base che serve a far funzionare tutte le altre applicazioni sul nostro PC. È un sistema operativo che si può usare in alternativa ad altri sistemi operativi, come ad esempio Windows o OS X. E dopo c'è tutta una serie di applicazioni, appunto, ce ne sono veramente moltissime, parliamo appunto di migliaia di applicazioni che sono installabili con un click direttamente dal gestore software che si trova su tutte le distribuzioni Linux, quindi ho un'applicazione in cui ho un catalogo di tutti i programmi che posso installare, basta che clicco quello che mi interessa e viene installato. E poi ovviamente è un software libero. Software libero significa che vi dà delle libertà in più, dei diritti che non trovate usando software proprietario. In particolare ci sono quattro aspetti che vanno evidenziati. Innanzitutto il software libero vi dà la libertà di usare il programma per qualsiasi scopo, che è diverso da quello che trovate in altri software proprietari. Ad esempio ci sono software che sono utilizzabili solo per scopo non commerciale o solo per scopo scolastico, o altre, tutta una serie di restrizioni che praticamente vi fanno commettere una violazione di licenza se andate a usare il programma per fare qualcos'altro. Questo sul software libero non è presente, voi potete usare sempre il programma per qualsiasi scopo vogliate, che sia commerciale, non commerciale, scolastico, eccetera. Dopodiché, altre due libertà fondamentali sono quelle di analizzare e modificare il software, e ciò vi permette sia di studiare come è fatto il programma, se vi interessa, se avete le capacità, eccetera, sia anche di andare a modificarlo e migliorarlo per correggere eventuali problemi che ci possono essere. E ultima, la libertà quella di ridistribuire il programma che avete fatto, che avete modificato, che avete trovato su internet ad altre persone in modo del tutto legale, e questo è fondamentale perché è una condivisione comunque di conoscenza. Ecco, questa, diciamo, conclude un po' la parte introduttiva sul software libero e Linux. Adesso lascio la parola
a Marco, che ci spiegherà tutti i posti, più o meno, quasi tutti, perché dirli tutti è impossibile, dove si trova Linux attualmente. Probabilmente lo usate anche voi, ma non ve ne rendete conto. Quindi lascio la parola a Marco. Salve a tutti, io sono Marco, come vi ho detto prima, e continuiamo il discorso iniziato da Andrea un attimo fa. Dicevamo che in realtà, come diceva Andrea un attimo fa, troviamo Linux anche in posti, in posizioni dove non ci dovremmo trovarlo in pratica. Alcuni pensano di essere totalmente, diciamo così, indifferenti, forse Linux non deve essere a che fare, diciamo. In realtà Linux è presente in molte applicazioni, in molte situazioni. Per esempio, senza saperlo, il roaming Android, questo operativo del telefonino, e in realtà presenta un kernel Linux. Cos'è il kernel? Lo vediamo fra un attimo. Hosting, che è la possibilità che abbiamo di utilizzare in... Beh, dopo lo vediamo comunque la spiegazione cosa sia hosting. Terza possibilità, servizi di cloud, di cui ce n'era prima anche il discorso, andremo un attimo fa. In tutte queste tre situazioni, in realtà usiamo, senza saperlo, Linux. Smart TV, dimenticavo. Anche nel Smart TV sembra che ci sia, sembra. Linux nascosto, anche se non lo sappiamo. Ok, Android, sto per dire prima, è un sistema operativo presente nei telefonini, il quale, sviluppato da Google, è basato, Google è presente sul telefonini e basato sul kernel Linux. Il kernel, cos'è il kernel? È il nucleo, la parte centrale, il cuore di un sistema operativo, ed è praticamente una parte di programma che... Guarda, anche partire dentro. Eccolo qua. È la parte di programma, di software, in realtà, di codice, che si occupa della comunicazione tra l'hardware, tra la macchina, e il software, quindi controlla, come dirige il traffico, non so come dire, per le varie componenti, sia software che hardware della macchina. Bene. Abbiamo parlato prima di servizio di hosting. Che cos'è l'hosting? L'hosting si tratta in realtà di un server che permette di alloggiare delle pagine, è come avere praticamente un web in remoto, una posizione remota. Anche questo, dicevamo, si basa sulla piattaforma Linux, cioè appunto il mio cuore centrale, il cuore del servizio hosting avviene tramite Linux e non lo, nessuno lo sa, un po' che lo sanno, penso. Ok. Non so se già utilizzate il cloud, se conoscete il discorso. Il cloud è la possibilità che abbiamo di, un servizio in realtà insomma, che consente di alloggiare i propri dati e anche elaborarli in rete. E tramite il box, il cloud, che non voglio nuovo letteralmente, ma che è un contenitore di fatto, posso andare a scaricarmi documenti che penso di poter utilizzare altrove, sul lavoro, a scuola o chissà dove. Archiviare, gestire e elaborare anche i dati. Questo è uno schema, spero, esauriente, spero perché non so se non conosco bene tutte le applicazioni usate, ma è uno schema abbastanza semplificato, credo forse, delle varie possibilità che abbiamo di utilizzare la nuvola, quindi applicazioni, monitoraggio, notizie, eccetera, eccetera, le piattaforme, quindi le varie possibilità di entità, object storage, fatto di poter immagazzinare i dati o conservarli, insomma, e le varie infrastrutture, il fatto di poter avere tutti i dati in remoto e provarli da ovunque. Questa è la Smart TV.
e anche nella Smart TV, televisore più di ultima generazione in pratica, hanno in realtà la possibilità di essere usati con alcuni servizi di internet. Qua abbiamo alcuni esempi. Qua abbiamo il tema operativo WebOS, per chi è interessato ai dettagli si ricerca, perché non abbiamo tempo di andare a fare approfondimenti ulteriori. E anche questo, come già detto prima, contiene, ecco qua, il kernel Linux, si basa sulla piattaforma Linux, già vista prima. WebOS sinceramente io stesso non lo conoscevo molto bene, non ho la Smart TV a casa, non ho più recente, ma non ho un televisore di ultima generazione. Questo WebOS, appunto, diciamo prima, consente di utilizzare in maniera interessante, diciamo, il televisore, e come già detto si basa sul kernel Linux, quindi già vedete che insomma su Linux bene o male è presente abbastanza diffusamente. Ecco qua. Per la cronaca è sviluppato da Palm, acquistato poi da Hewlett Packard e rivenduto a LG Electronics, quindi probabilmente le Smart TV della LG sono quelle che hanno potenzialmente questo sistema operativo. Allora, ripetiamo due cose che ho già detto, magari accennato solo. Linux comunque è interessante, come ne faccio pensare, diciamo, appunto perché è libero e non prevede pagamento di licenze, quindi non può utilizzare per scopi personali, per un negozio, per attività varie, professionali, eccetera. Se conosco, se ho le capacità, posso anche andare nel codice sorgente del programma e modificarlo. Posso creare un Marco Linux, un Andrea Linux, un Mario Rossi Linux, volendo, perché mi accorgo che non c'è una soluzione che si occupi di o che ha da certi programmi, e la posso fare, sapendolo fare, ben inteso. Per le aziende che utilizzano Linux, questo consente a sua volta di poter creare nuovi prodotti da proporre al pubblico, alla clientela in pratica, che si collega a sua volta, diciamo, alle possibilità che abbiamo come azienda, siamo un'azienda, di fare fronte alle necessità del nostro eventuale cliente, ipotetico cliente. Dovrebbe cambiarsi ancora. Ecco, questa è. In sintesi, alla discorso che in pratica Linux è molto diffuso, è presente anche in situazioni, in ambienti che non ci aspetteremo in pratica, e grazie a quelle possibilità che abbiamo permette di avere vari vantaggi. Spero che sia stato abbastanza chiaro e evidente. In realtà c'era molto di più da dire, perché volendo approfondire stanno qua un'altra ora forse, magari, ma non c'è il tempo tecnico, già si meditare tra l'altro. Se avete domande, qualche deciso da fare o qualche cosa, se avete qualche cosa da domandare eventualmente, se lo sappiamo rispondiamo, se no valutiamo un attimo e ci informiamo. C'è chiaro, sta a posto? Ad esempio anche dentro i contorni può essere utilizzato. Oddio, quasi. Ovviamente è una funzione del Linux molto sviluppato, anche comunque. Io penso di sì, non lo so, non dico niente, no. Però è possibile? Secondo me c'è la possibilità, prima che una funzione di codice, quella che serve per gestire le mappe, eccetera, eccetera, però è possibile. Non so, mi informerò, è interessante questa situazione, questo non lo sapevo. È possibile? Io ho la router che consente di essere programmato, di essere diciamo così, personalizzato in alcuni aspetti, che manda in rete e fa vedere una pagina. Può essere che ci sia una funzione di kernel, un frammento di kernel Linux, anche lì probabilmente, insomma, quindi mi ricordo impreparato, mi dispiace, ma comunque è possibile. Ok. Se non c'è domande, io credo che insomma, eventualmente, vediamo dopo, insomma. Scusa, solo una domanda. Ah, sì, prego. Non ha quelle le caratteristiche di libertà di Linux. Un po'.
solo punto di vista Android. Se quello che il telefono costano 1000 euro e si piegano in tasca e non fa niente. In particolare quando il progetto è allocato e non serve e non si casuale. Comunque sì, da quando è libero il codice di questi 3 anni consentono anche di abbattere i prezzi di molti prodotti, per cui appunto come dicevi un attimo fa, anche un prodotto cinese o non cinese o comunque non originale possono essere venduti senza prendere licenze, insomma. Bene, altre domande, altre curiosità, osservazioni? Bene, allora vi ringrazio.